Sono da poco trascorse le 4 della notte. Dal reparto di ostetricia e ginecologia del Luigi Curto di Polla parte una telefonata per convocare d'urgenza il primario Francesco De Laurentiis. Una donna in attesa, di origini straniere e residente a Teggiano, è stata appena trasportata al pronto soccorso e poi nel reparto. È in gravi condizioni per il distacco della placenta e una emorragia interna, una situazione estremamente delicata sia per la donna che per il bebè. Ma lo staff medico guidato dal professionista si mette all'opera e grazie alla preparazione di tutti i soggetti in campo e all'affiatamento degli stessi, la donna e il bambino vengono salvati. Un esempio lampante che al di là dei limiti numerici imposti dalla legge, il punto nascita di Polla, pur se sotto i 500 nati all'anno, riesce a essere efficiente, molto efficiente. E non solo, anche la prossimità territoriale del punto nascita in un'area che rischierebbe di essere priva è stata fondamentale per parlare di una buona notizia e non di una tragedia. E il dottor De Laurentiis, finita l'operazione, ha preso la bici, è salito sul Monte Cervati ancora innevato, sfogando adrenalina e anche contro chi vorrebbe far chiudere il punto nascita e magari far parlare di tragedie e non di buone notizie. La storia di un ginecologo che lavora in un ospedale con un numero di parti inferiori ai 500. Questa notte alle 4:31 sono stato chiamato per un'emergenza in sala parto. Alle 5:01 ho marcato l'entrata, alle 5:30 ho marcato l'uscita. Ho guadagnato 12,50 euro lordi, alias 6 euro netti. Però ho speso 4 euro di benzina, ma nonostante tutto sono adesso qui su, è una bellissima giornata, c'ho una mamma felice, un bambino sano e ho la forza, e solo con la mia forza, di arrivare qui su. Fra pochi minuti mi aspetterà sotto alle pendici di questa bella montagna del Cervati mio figlio per rotolare insieme nella neve. Quando voi politici avrete la capacità di fare questo che ho fatto io, potrete giudicare il mio operato e adottare decisioni in merito. Buona domenica anche a voi, grazie.